Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo Vlogmas, questo è il numero 3, anche se oggi in realtà è il 5 perché come vi dicevo non riesco purtroppo a registrare i video tutti i giorni, mi piacerebbe però non ce la faccio proprio, quindi questo cosa significa? Oggi andremo ad aprire insieme due giorni del calendario dell'avvento della Essence, ovvero il 3, ieri, anzi, no, il 4 che era ieri e il 5 che oggi. Vado subito a recuperarlo. Comunque io vi ho detto buongiorno, ma in realtà sono le 3 del pomeriggio, perché stamattina ho lavorato, quindi ovviamente non sono riuscita a iniziare il vlog ancora stamattina, ma la carta continua a venire via e sto anche pensando di andare a rimuoverla. Adesso c'è una luce, forse non riuscite a vedere, ok. Stavo anche pensando di andare a toglierla perché ultimamente sto utilizzando questo sfondo, quindi mi sa che questo lo vado a togliere. Comunque recuperiamo il calendario dell'avvento. Voilà, e apriamo. Andiamo a cercare il numero 4. Allora, eccolo qui. Vediamo un po' cosa c'è all'interno di questa scatolina che è molto grande, guardate. E la confezione più grande, queste esterne sono i pacchettini più grandi. E poi già che ci sono andiamo a recuperare anche la numero 5 che è qui, più piccolina. E voilà! Qui non so perché ma mi aspetto qualcosa di glitterato, chissà perché. Partiamo ovviamente dalla scatola numero 4. Cos'è? Una matita? Una matita per gli occhi, una matita Kajal numero 08 Teddy, una classica matita marrone. Ultimamente la matita marrone mi sta piacendo molto e la utilizzo anche al posto del classico eyeliner nero, quindi molto contenta di averla trovata. Passiamo alla scatolina numero 5, quindi il giorno di oggi. Questa è molto leggera, sembra quasi vuota. Secondo me qui c'è una spugnetta, una mini spugnetta magari glitterata per applicare il correttore, non so perché ma sento che è molto leggero, però vediamo se ho indovinato, vediamo un po', apriamo da qua, ok, ho toppato alla grande, non c'entra assolutamente niente. Qui ci sono degli stickers dorati da mettere sulle unghie, cosa che io in realtà non faccio, non mi piacciono particolarmente queste cosine applicate sulle unghie, quindi magari andrò a regalarli perché non li utilizzo praticamente mai. Questo regalino di oggi non mi è piaciuto molto, ho preferito quello di ieri. Comunque, detto questo, devo assolutamente andare a passare l'aspirapolvere e il lavapavimenti qui in cucina e in sala da pranzo perché c'è assolutamente bisogno di farlo in quanto utilizzando il pellet. Tutte le mattine o il pomeriggio, come ad esempio ho fatto prima, sono andata ad aspirare la cenere all'interno e un po' di cenere esce, poca però esce, quindi mi sporca la zona, il pavimento proprio lì sotto la stufa. Quindi mi armo di folletto e vado a pulire tutto quanto. Prima passo l'aspirapolvere nei punti più critici dove c'è un pochettino più di sporco, tipo briciole, specialmente sotto al tavolo della sala da pranzo dove mangiamo tutti i giorni, e poi passo direttamente il folletto. A volte c'è chi mi chiede come mai, avendo il lavapavimenti che aspira contemporaneamente, oltre che a lavare il pavimento, quindi insieme aspira e lava il pavimento, qualcuno di voi giustamente mi chiede perché prima aspiri e poi passi il lavapavimenti quando il lavapavimenti fa entrambe le cose, quindi si risparmia tempo. È vero, avete ragione, però lo utilizzo soltanto quando il pavimento non è troppo sporco, perché ho notato che se il pavimento non è completamente, non dico perfettamente aspirato, ma se ci sono tante briciole, o più che le briciole, i capelli, i miei maledetti capelli, io ragazze li odio, ne sto perdendo davvero tanti, li trovo proprio sparsi in tutta la casa, e quelli il panno del lavapavimenti me li trascina soltanto per casa e non li aspira. Quindi passo prima velocemente l'aspirapolvere e poi il lavapavimenti. Oggi andrò semplicemente a passare l'aspirapolvere sotto il tavolo perché, come vi dicevo, ci sono qualche briciola in più. E poi passo il lavapavimenti che è davvero fantastico. L'acquisto top dell'anno è stato praticamente. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto perché registrando i video quasi tutti i giorni, si può dire,
Non ricordo se vi ho già detto una cosa oppure no. La lavatrice, forse vi ho detto che l'ho acquistata, mi pare di sì, in qualche vlogmas o in qualche video precedente ve l'ho detto. Oggi doveva arrivare, o perlomeno così c'era scritto quando l'ho ordinata su, perché l'ho presa su internet per il Black Friday, c'era scritto che sarebbe arrivata oggi, però io non ho sentito nessuno, non ho ricevuto nessuna mail. Sono le 3, quindi secondo me oggi non viene più nessuno. Peccato, perché altrimenti ve l'avrei fatta vedere. Comunque adesso vado a recuperare il folletto che si trova sempre in quello stanzino dietro alle colonne della cucina. In realtà è una stanza che si trova proprio dietro questa parete. Tanto che aspetto che il pavimento si asciughi perfettamente, anche se in realtà devo dire che con il riscaldamento pavimento si asciuga all'istante, si asciuga molto prima in inverno rispetto all'estate, proprio perché c'è il pavimento caldo. Infatti mentre sto passando una parte di pavimento l'altro si è praticamente già asciugato. Però mi siedo qui sui gradini 2 minuti perché voglio farvi vedere le foto della cuccioletta. Me le ha mandate proprio ieri la ragazza dell'allevamento, è cresciuta ed è bellissima, adesso vi faccio vedere. Ed eccola qua, ha 1 mesetto e mezzo ed è ancora molto piccola. Poi c'è quest'altra foto che è davvero bella, è super cucciola. E una cosa che mi piace molto è che intorno agli occhi, non so se si vede, ma ha delle macchie leggermente più scure. Mi piace davvero molto questo suo dettaglio, qua si vede meglio. Adesso, come vi dicevo nello scorso vlog, settimana prossima probabilmente andiamo a vederla e non vedo l'ora di prenderla e portarla qui a casa per averla tutta per noi, anche se dovremo aspettare l'anno nuovo. Adesso direi che il pavimento si è asciugato completamente, quindi vado a rimettere tutte le sedie al proprio posto e stavo pensando di provare a portare il computer che vedete qui sul tavolo nello studio, ma non lo studio a cui siete abituate di solito, ma quello sul soppalco. Quindi facciamo questa prova, adesso vediamo come mi trovo ad avere il computer là sopra in alto, perché è molto in alto, e vediamo un attimo, però voglio provare. Sono seduta qui sui gradini e come vi dicevo sto pensando di lasciare qui il computer per qualche giorno per capire se è fattibile lasciarlo qui definitivamente. Quando abbiamo costruito questo soppalco, perché questo l'abbiamo fatto in un secondo momento, ovvero quando abbiamo deciso di finire di sistemare la casa per venire ad abitare qui, abbiamo deciso di fare anche questo soppalco. È stata un'aggiunta fatta praticamente l'anno scorso, non un paio di anni fa. Però da quando abitiamo qui, praticamente ormai quasi un anno, non siamo mai saliti, o meglio non l'abbiamo mai utilizzato. L'abbiamo creato pensando di utilizzarlo come studio, quindi dove tenere i computer, tant'è che avevamo proprio acquistato la scrivania su misura per questo soppalco.
però alla fine delle finite non l'abbiamo mai utilizzato, in quanto è abbastanza scomodo perché comunque si trova al terzo piano della casa, considerando che il bagno ce l'abbiamo al primo piano insieme a tutte le altre cose, quindi le camere da letto, la cucina, la sala da pranzo, è tutto giù. Questo è un di più, quindi provo per qualche giorno a lasciarlo qui. Se mi ci trovo lo lascio qui, altrimenti se vedo che è scomodo lo riporto nel mio studio e qui ci penseremo a cosa fare. Magari se avete qualche consiglio scrivetemelo qui sotto nei commenti. Detto questo, torno momentaneamente giù, che tra l'altro Gioia non è nemmeno qui con me oggi, è a casa di miei, l'ho portata ieri appunto perché stamattina dovevo andare a lavoro, quindi è rimasta là. Adesso sta continuando a cambiare la luce, aspettate. Ok, sono tornata di un colore normale, mi sono spostata qui in cucina, prima ero completamente azzurra, non so perché. Comunque, dicevo, Joy l'ho lasciata dai miei, ieri pomeriggio sono andata a lavoro, quindi l'ho portata là, è stata là con Pato, che è l'altro cane che ho, lui è grande ormai, però si trovano benissimo insieme, si divertono, fanno un sacco di passeggiate, quindi lei va molto volentieri là, davvero guai con lui, guai, si diverte un sacco, quindi visto che ci sta volentieri io la porto volentieri. È rimasta da dormire anche stanotte, i miei fra poco me la devono portare perché vanno poi a recuperare mia sorella in stazione, che è qui vicino a casa mia, quindi nel tragitto mi portano la piccolina. E sto pensando adesso, sarà un problema con Gioia restare là, in quanto lei non fa le scale che ci sono per arrivare a quel soppalco. Sono delle scale completamente aperte, quelle con la ringhiera in vetro, e lei ha paura a farle, non le ha mai fatte da un anno che vive qui, quindi sarà un po' complicato gestire Gioia in quanto non è sotto il mio controllo, non la posso vedere perché lei sta sempre qui in questa zona, in questa parte della casa solitamente, quindi diventa un po' complicato. Vediamo un attimo in questi giorni, vi tengo ovviamente aggiornati. Sono stati qui dei nostri amici a fare l'aperitivo, alla fine abbiamo fatto una pericena, tant'è che non ceniamo più perché abbiamo fatto la pizza, le patatine, le mozzarelline, quindi abbiamo cenato così. Adesso resta soltanto la cucina da sistemare, però aspetto Ste perché fu lui furbetto, è andato a farsi la doccia, quindi lo aspetto così mi dà una mano, anche se in realtà non sono tantissime cose. E poi andiamo su di sopra a vedere vis-à-vis e ovviamente ad aprire il calendario dell'avvento della Kinder. Comunque, prima di farlo volevo farvi vedere che bella è la casa, tutta addobbata festa per il Natale. Ci sono tutte le lucine accese, la candela, la stufa, le lucine qui. Un'altra cosa che volevo farvi vedere che ancora non avete visto, adesso non si vede molto perché ci sono le varie luci accese qua, quindi non rende, però quando la cucina è tutta spenta da qui arriva un fascio luminoso perché abbiamo messo sul davanzale della finestra questo fiocco di neve bellissimo. Adesso esco così vi faccio vedere anche da fuori. Vi dico solo che quando la notte vengo qui in cucina per bere un goccio d'acqua ho praticamente la cucina illuminata da questo fantastico fiocco di neve. Ed ecco qua, mi sto gelando perché sono uscita senza cappotto e a piedi nudi, comunque ci tenevo troppo a farvi vedere la meraviglia di questo fiocco di neve, e ci sta perfettamente all'interno del finestrone, sembra proprio fatto apposta per questa finestra. Abbiamo finito di sistemare la cucina, come vedete. Alexa, spegni luce pranzo. Troppo bello avere Alexa che ci spegne le luci. Adesso andiamo su, cioè stai già su, così apriamo il calendario dell'avvento. Chissà che cioccolatino troveremo stasera. Sono proprio curiosa. Ah certo, non mi ricordavo più. Ho portato sul computer e guardate lui dov'è. Adesso vi faccio vedere. Cucù, saluta qua. Ciao! Comunque mi piace molto vedere la scrivania con il computer da qui sotto. Cioè ci sta proprio bene, devo soltanto capire se è comodo. Tu che dici, è comodo avere il PC lì? Il problema sai qual è? Gioia! Come la gestiamo che lei non fa le scale? Ha paura a stare su, l'ho portata prima.
Lo so, l'ho fatto anche prima, guardate. Se io la prendo, poi quando la lascio qui sopra, è rigida, c'ha paura a stare qua sopra, guardate. Guarda che ti viene in braccio, perché c'ha paura. Nel frattempo comunque la pianta che c'era giù l'ho portata qui perché avete ragione, e l'ho notato infatti anch'io vicino all'albero di Natale. Questa pianta super primaverile, super verde, non ci stava affatto bene. Intanto che la Gioia sta qui con Ste, io scendo ad aprire il calendario dell'avvento, perché Gioia non viene giù da sola, vero che non vieni giù, amore? Comunque lo apro soltanto io. Nel frattempo mi sono già messa i pantaloni del pigiama. E il calendario l'ho messo qui sotto l'albero di Natale. Quindi il numero 5 dov'è? Vediamo un po'. Allora, eccolo qua. Numero 5. Riesco ad aprirlo. Indovina cosa c'è? Adesso facciamo metà per uno di questa barretta Kinder e poi ci rilassiamo sul divano. Fatto questo, direi di chiudere il video, perché come si può vedere dalla mia faccia sono parecchio distrutta, devo ancora farmi la doccia, lavarmi i capelli stasera, quindi direi di chiudere qui questo vlog, spero di avervi tenuto compagnia, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, un bacione!